Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Siamo a San Giovanni in Fiore, in una parafarmacia, quella del dottor Fabio Gaetano Lombardi. Ci ricolleghiamo al banco farmaceutico perché qualche settimana fa, appunto, si è tenuta la raccolta del farmaco come ogni anno e ci siamo messaggiati tramite Facebook. E ho scoperto che anche le parafarmacie, anche in questo caso la parafarmacia appunto del dottor Fabio Gaetano Lombardi, qui a San Giovanni in Fiore, svolge la raccolta del farmaco in maniera indipendente. Ora ci spiegherà lui, al quale chiederemo ovviamente contezza di questa attività totalmente gratuita e benefica. Sì, buonasera a tutti. Allora, come diceva Cristiano, in questo momento, qualche giorno fa ci siamo sentiti tramite Facebook e io praticamente portavo all'evidenza il fatto che il banco farmaceutico non coinvolge le parafarmacie per quanto riguarda la raccolta del farmaco. Volevo giusto portare alla luce alcune situazioni, anche perché effettivamente liberamente ognuno di noi è libero di poter fare qualsiasi cosa e quindi anche di poter attuare una raccolta. Grazie alla Terra di Piero, che è un'associazione che svolge la sua attività a Cosenza. E non solo, infatti la Terra di Piero si prodiga nel portare aiuti umanitari in Africa e appunto in questo momento sta cercando di portare in Africa un container anche dove all'interno c'erano anche dei farmaci che stiamo appunto raccogliendo. Questo progetto si chiama Progetto Pamoia ed è in Tanzania la destinazione di questi farmaci. Vogliamo spiegare brevemente, diciamo, le differenze che ci sono appunto tra le farmacie e le parafarmacie e soprattutto l'esigenza per le parafarmacie di essere magari equiparate, anche perché molte volte le persone vengono, credo, in parafarmacia e hanno insomma delle esigenze simili a quelle delle farmacie. Allora, le parafarmacie nascono nel 2006 grazie al decreto Bersani, che apre appunto un canale diverso al farmacista non ereditiero, appunto, e quindi che non ha la possibilità di aprire una farmacia di sua proprietà. Si apre appunto questo canale. Grazie al Bersani nel 2006. Nelle parafarmacie è possibile vendere gli OTC e i SOP, che sono i farmaci che non prevedono la prescrizione medica e quindi a carico totalmente del paziente. Inoltre è possibile vendere farmaci veterinari, omeopatia e per quanto riguarda anche il parafarmaco. E in alcune parafarmacie è possibile anche la prenotazione di ticket delle visite e quindi anche il pagamento dei ticket. Perfetto, ovviamente per diciamo, gestire, aprire una parafarmacia, bisogna essere dei farmacisti, dei medici. Allora, per essere proprio precisi, allora, per essere titolari di una parafarmacia non è necessario essere farmacisti, ma è necessario che dietro il bancone di una parafarmacia ci sia sempre la presenza di un farmacista abilitato e iscritto all'ordine, che ricordiamo essere lo stesso dei titolari di farmacia. Una cosa che mi preme, diciamo, capire, i farmaci che voi, diciamo, raccogliete, in questo caso sono ad esempio destinati al progetto Pamoia in Tanzania, come stavi spiegando appunto tu, della Terra di Piero, che si occupa da anni di, diciamo, sopperire, secondo me, a quelle mancanze, che vengono magari da determinate strutture sociali. Nel caso specifico, ora, diciamo, vi siete occupati di questo progetto Pamoia, ma in passato, visto che la farmacia, dicevamo, esiste da ben 7 anni, vi siete occupati di altre raccolte similari? Le raccolte che noi abbiamo fatto sono molteplici, infatti abbiamo fatto anche raccolte per quanto riguarda le zone terremotate e in più di una situazione, ovviamente la rete in questo caso non era la Terra di Piero, ma erano rete per Gaza. Appunto ricordiamo che abbiamo anche mandato dei farmaci per Gaza circa un paio d'anni fa, c'era questo corridoio umanitario tramite un'associazione di Genova, siamo riusciti anche in quel caso ad attuare una buonissima raccolta farmaci. Quindi voi, come in fondo anche il banco farmaceutico, vi occupate di queste raccolte totalmente gratuite e quindi diciamo c'è anche una tracciabilità alla fine del farmaco, cioè sapete dove vanno a finire, perché magari la domanda che si fanno sempre tutti è i farmaci del banco farmaceutico che fine fanno? La stessa domanda magari farebbero chi invece si rivolge a voi, insomma, per donarvi un farmaco. Comunque voi questi farmaci li donate ad associazioni conosciute.
conosciute e comunque sono associazioni tracciabili di cui c'è una sorta di cronostoria. Sicuramente. Allora, in questo caso, proprio nel caso specifico, la Terra di Piero ha un nome e un cognome, è dedicato a una persona che purtroppo non c'è più. Il presidente dell'associazione è una persona che ha un nome e un cognome, è presente su Cosenza e non solo. Inoltre è visibile la traccia della Terra di Piero all'interno della città di Cosenza. Voglio ricordare Parco Piero Romeo, inaugurato l'anno scorso, che è un parco inclusivo, dove inclusivo nel senso che i bambini normodotati e i bambini diversamente abili possono giocare insieme. E voglio ricordare che questo parco è stato completamente realizzato grazie ai fondi raccolti dalla Terra di Piero, grazie agli spettacoli che Sergio, che è il presidente, insieme a tutta diciamo la famiglia della Terra di Piero, perché poi effettivamente la Terra di Piero è sicuramente una grandissima famiglia, sono riusciti a mettere insieme ed è visibile, tutti i bambini possono vederlo e anche gli adulti. Tra l'altro gli spettacoli, io ci sono stato, sono Consati Vici e Fora Fascino. Tra l'altro io nell'ultimo spettacolo, che ricordo perfettamente, sono state donate anche delle sedie carrozzine, adesso non ricordo bene come si chiamano, per dare la possibilità alle persone diversamente abili di poter accedere alla spiaggia, quindi al mare. Anche in questo caso noi diciamo, come gruppo di San Giovanni in Fiore siamo stati, grazie anche alla presenza di una carissima amica che è Caterina Basile, che diciamo è il tramite tra noi di San Giovanni e la Terra di Piero, siamo stati diciamo anche in questo caso protagonisti, perché siamo riusciti a portare lo spettacolo anche a San Giovanni in Fiore, in un cinema teatro Italia che era pieno di gente, soprattutto la gente era entusiasta, era quantomeno responsabile ed era partecipe non solo allo spettacolo, ma aveva in qualche modo sposato proprio l'intento, che era quello di raccogliere appunto questi fondi che erano destinati all'acquisto di alcuni materiali sportivi per rendere accessibile lo sport invernale, quello dello sci, anche ai ragazzi non normodotati, diciamo. Un'altra domanda, la parafarmacia, che è qui presente, dicevamo, da ben 7 anni, a livello sociale svolge sicuramente una funzione molto importante, perché a parte il volontariato, che praticamente questa attività è un'attività di volontariato, dove sopperisce delle mancanze probabilmente di comuni, regioni e probabilmente dello Stato italiano, qual è la categoria di persone che si rivolge alla parafarmacia? La domanda l'ho fatta anche a le persone del banco farmaceutico. Vi siete trovati in situazioni di persone che non riescono ad acquistare nemmeno un farmaco da banco come l'aspirina, e quindi la povertà proprio a livello sociale è sentita? Certamente, poi vivendo in un paese le persone onestamente le conosciamo un po' tutti, per cui in molte situazioni non è necessario che nemmeno le persone te lo dicano, e ci si mette a disposizione perché ovviamente lo si fa in queste situazioni di raccolta, lo si fa anche giustamente per le persone che non indigenti, che non possono, che non hanno la possibilità di avere appunto la disponibilità di un farmaco. Sappiamo che molte farmacie, anche parafarmacie, aderiscono a questa iniziativa donando ad esempio dei preservativi per combattere l'HIV o comunque altre malattie sessualmente trasmissibili, visto che vi è una recrudescenza di queste malattie, se ne parla molto poco, e tra gli adolescenti soprattutto si dimentica di fare, non dico educazione sessuale, comunque una sorta di conoscenza di quello che di quello che sono le malattie sessualmente trasmissibili. Voi come parafarmacia siete diciamo intenzionati a diciamo adottare questa politica virtuosa? Qualora qualcuno dovesse diciamo propormi una situazione del genere, io sono pronto come in qualsiasi situazione, perché ovviamente è una situazione che io diciamo sono sensibile al caso, anche perché avendo una formazione medica capisco qual è appunto potrebbe essere il fenomeno della trasmissibilità di alcune malattie sessualmente trasmissibile, appunto, anche perché tra gli adolescenti purtroppo l'uso del profilattico non è qualcosa che viene vista quantomeno necessaria, diciamo, per cui se qualora anche diciamo in paese o nelle vicinanze qualcuno volesse propormi una cosa del genere, io sono pronto a farlo e pronto anche a metterci del mio, insomma.
Ultima domanda, dottor Lombardi, cosa direbbe alle istituzioni per sanare, diciamo, dei vuoti o comunque dei divari che ci sono tra le farmacie e le parafarmacie? Allora, direi quello che avrei detto anche 10 anni fa, quando nacquero appunto le parafarmacie, avendo conosciuto in qualche modo la situazione sin dall'inizio, che siamo tutti farmacisti e che la domanda che mi pongo sempre, andando anche in città, soprattutto è perché 10 farmacisti in una farmacia e non 10 farmacie? Per cui io vorrei tranquillamente dire alle istituzioni che l'albo è lo stesso, il corso di studi è lo stesso, le norme che regolamentano questa attività sono veramente obsolete, in quanto sono regolamentate da un decreto regio e la monarchia è finita da tempo. Perfetto, Riccardo Cristiano, San Giovanni in Fiore, Liberi TV.